parte l'attività, questa era la cosa importante, era l'obiettivo principale che ci eravamo posti e con coraggio, ecco, abbiamo deciso di partire ugualmente nonostante un mese fa la situazione epidemiologica fosse, non fosse delle migliori, anzi fosse, diciamo, disastrosa. E però ci rendevamo conto che si andava comunque verso un netto miglioramento, che era una fase momentanea, e quindi ci siamo assunti la responsabilità di andare avanti e non abbiamo voluto privare la città ancora una volta e ancora per un altro anno dell'offerta culturale del Teatro Pirandello. Un cartellone molto ricco, molto variegato. Abbiamo iniziato un mese fa con La Bottega del Caffè di Carlo Goldoni, con Michele Placido, quindi una rappresentazione impegnata, austera, pomposa, come si conviene ad un avvio di stagione. Stasera è lo spazio ed il momento dello svago, del divertimento, del sano relax di cui tutti abbiamo bisogno, con uno spettacolo che è stato portato in Italia da Pietro Garinei, dalla premiata ditta Garinei, uno spettacolo storico che riscuote successi da 30 anni, che viene ancora una volta riproposto con un cast d'eccezione. Il Teatro Pirandello accoglierà la compagnia come si conviene, perché ci sarà, è già previsto un grosso afflusso di gente.